tre saranno a narrare del triste danno di questa Sicilia splendente ma peregrina, che sotto Guglielmo il Malo, sovrano d'Altavilla, ebbe a patire lotte e strazi di una congiura assassina. Fu accompagnato da un lungo esempio. Lì Matteo poté agire liberamente, lo colpì alle spalle. Testimoni, un servo, un umile servo, ma chi potrebbe credere mai a un servo? Matteo Bonello le fece credere che l'avrebbe sposata, per poi abbandonarla. E sarà lo stesso Matteo Bonello ad uccidere suo padre. Tutti noi possiamo avvertire il dolore di questa povera anima, ma non possiamo scagionare suo padre Maione. Lei stessa vi ha appena parlato di un lupo e di un agnello. Maione fu il figlio di un venditore d'olio, uno scalatore sociale, colui che tasserà nobiltà per saziare il suo re vizioso e la sua irrefrenabile crescita. Io questa notte non parlerò di quella notte del 10 novembre dell'anno del Signore 1160. Già hanno parlato. Il sovrano, Guglielmo I, nonostante la morte e l'uccisione di Maione di Bari, aveva perdonato Matteo Bonello. Presero di mira il nostro palazzo. Una lancia dei congiurati, conficcata nell'occhio del piccolo Ruggero. Il piccolo Ruggero morì tra gli spasmi, tra i miei figli, da proteggere. E c'era un uomo che pensava a loro. L'uomo coraggioso, capace. A lui andavano i miei doni, le mie cure e il mio cuore. Quell'uomo, signore, era Maione di Bari. La verità, o meglio le sue tre versioni, vi è stata mostrata. Siete certi che sia stata davvero rivelata? Convinti voi siete? Possedete adesso un'opinione? Il Bonello, Guglielmo o forse Maione? Il popolo di Palermo ha decretato che il colpevole è Matteo Bonello. Questo